Seduzione del fantastico, Torino tra surrealismo e metafisica è il titolo della mostra curata dal Consiglio regionale e dall'Associazione Culturale Magica Torino, inaugurata nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris. L'esposizione presenta 14 opere di pittori piemontesi esponenti dell'arte fantastica nel capoluogo subalpino, città magica per eccellenza che ha da sempre avuto interesse per l'esoterico e l'immaginario. Presidente, come sono stati scelti gli artisti? Ma dunque siamo partiti dal nucleo iniziale sur Fanta, quindi i pittori che hanno dato vita al movimento surrealista a Torino. Abbiamo proseguito inserendo autori che sono venuti successivamente non solo in linea temporale ma anche nello sviluppo proprio culturale e inserendo artisti contemporanei come ad esempio Rocco Fargione e Davide De Agostini che non appartengono al movimento surfanta iniziale ma sono contemporanei. Curatore Janus, qual è il perché di questa mostra? È una domanda molto difficile. Il perché è una necessità di rievocare un episodio molto importante della cultura torinese che è stato un po' dimenticato e che ha avuto lontane origini, molte alterne vicende, molte invenzioni, moltissime mostre importanti e si tratta di un aspetto dell'arte torinese un po' dimenticato, un po' messo in un angolo, ecco, da altre vicende artistiche che si sono sovrapposte.